Dove eravamo rimasti? Beh, le ultime notizie ci dicevano che la seconda stagione di Rings of Power, Gli Anelli del Potere, la serie televisiva basata sul Signore degli Anelli, o meglio sugli appendici del Signore degli Anelli, prodotta da Amazon, avrebbe presentato una trama decisamente più canonica rispetto alla prima stagione, anche se sappiamo bene che il canone non esiste. Sapevamo che avremmo visto nuovi personaggi come Círdan, oppure una nuova giovane che probabilmente sarà la fidanzatina di Isildur o andrà a inserirsi all'interno di qualche interessante triangolo amoroso nel teen drama tra la figlia di Elendil e il figlio di Ar-Pharazôn. Sapevamo anche che la storia avrebbe continuato a sviluppare la vicenda degli Anelli del Potere e si è lasciato pensare che magari questi anelli non sarebbero stati dei veri anelli o altri oggetti che comunque avrebbero avuto la stessa importanza e lo stesso valore. Poi sapevamo che ci sarebbe stata una statua di Feanor e che probabilmente avremmo visto anche Shelob. Si è parlato anche di Disa come possibile nuova Lady Macbeth, in grado di aizzare il marito Durin IV contro suo padre Durin III. Non lo dico io, erano le voci che giravano. Ora su OneRing.net sono apparse delle rivelazioni in merito a questa seconda stagione. Devo dire allarme spoiler, perché sembra che in questo mondo se non lo si dice, altrimenti la gente si arrabbia. Quindi tutti questi sono spoiler. Siete ancora in tempo per chiudere questo video e non sentire niente, per non rovinarvi l'attesa. Pare che Simon Tolkien, il nipote di Tolkien, sia personalmente coinvolto nella supervisione e nell'espansione del Legendarium di Tolkien all'interno di questa serie televisiva. E pare che Amazon abbia recentemente ampliato i diritti sulla storia narrata all'interno del Silmarillion e per questo è più canonica, sempre che il canone esista. Anche se un anno e mezzo fa avevano dichiarato che tutti gli episodi erano stati scritti nei minimi dettagli e che avevano avuto l'approvazione della Tolkien Estate. Rullo di tamburi e fiato alle trombe, la prima puntata di questa seconda stagione comincerà con la creazione degli Ainur e la musica degli Ainur, una cosa che fa andare letteralmente fuori di testa tutti i tolkieniani. Eru usa la fiamma segreta per creare Melkor. Poi Melkor guarda Eru che crea uno alla volta i vari Valar e anche i Maiar. Eru è ovviamente una voce disincarnata, dalla forma vagamente umana ma difficilmente riconoscibile. La fiamma segreta è dorata, come del resto lo sono tutti i Valar e i Maiar. I Valar sono più grandi dei Maiar, anche se appaiono tutti nudi. Ora pare che questa seconda stagione sia tutta incentrata su Sauron e soprattutto sia narrata dal punto di vista di Sauron. Quindi si apre con la sua rivisitazione della storia. E questa è una cosa che farà sicuramente contenti tutti quelli che vogliono la profondità delle storie moderne, quelli che pensano che i cattivi siano più interessanti dei buoni, perché anche i cattivi hanno le loro ragioni. Ma se devo esprimere il mio giudizio, trovo che questa sia una cosa piuttosto strana se applicata all'universo di Tolkien, dal momento che noi sappiamo che la narrazione tolkieniana viene fatta sempre ai cosiddetti personaggi buoni, soprattutto elfi e uomini, oltre agli hobbit. Non c'è mai una testimonianza diretta da parte dei cattivi, delle forze del male, quelle legate a Melkor e a Sauron. Ma si sa che questa è una serie televisiva, quindi è un prodotto autonomo. Può prendere anche dei punti di vista diversi, raccontare una storia diversa. Una cosa, a mio avviso, non molto tolkieniana. E so già che a queste mie parole qualcuno starà già pensando di mandare un'ombra ad assassinarmi, come ha fatto Melisandre nel Trono di Spade. E siccome Sauron sarà il protagonista di questa serie televisiva, Sauron avrà la bellezza di tre incarnazioni diverse.
La prima sarà quella sotto il nome di Myron, il suo nome effettivo all'inizio dei tempi, che non sarà nessuna delle due incarnazioni successive. Non sarà Charlie Vickers, quello che ha fatto Albrand nella prima stagione. E non sarà nemmeno Gavi Singh Chera, che avrà la parte di Annatar. E tra questi leaks che sono spuntati all'improvviso, forse imbeccati da qualcuno, magari la stessa Amazon, scopriamo che Mithrandir, cioè Gandalf, all'inizio, quando Sauron è ancora Myron, sostiene l'agenda dello stesso Sauron. Poi Myron tiene un discorso pare piuttosto epico, dicendo: «L'uno mi ha benedetto più di tutti voi, facendomi vedere il potenziale delle sue creazioni». E quale modo migliore per forgiare il loro coraggio se non permettendo loro di affrontare la dissonanza di Melkor e crescere oltre ciò che ritengono capace? Quindi Sauron va dai nani, dice loro di essere stato un allievo di Aule, e allora loro lo accolgono a braccia aperte. Poi la più bella di tutte. Sauron aveva un figlio, ma è stato ucciso da Adar. Questa devo ammettere che mi ha veramente steso. Anche considerando il fatto che nelle prime redazioni del Legendarium i Valar avevano dei figli. Mangue, per esempio, aveva come figlio Fionnwë, che poi è diventato un Maiar suo araldo. Anche Gotmog, il signore dei Balrog, nelle prime redazioni era figlio di Melkor. Di Melkor e di un'orchessa. Anche i Maiar possono avere dei figli. Prendiamo per esempio Melian, che ha come figlia Lúthien, insieme a Thingol, il re degli Elfi. Tutte cose che vengono chiaramente ammesse all'interno dello Sangue Kenta, la trasmissione del pensiero. Chi è che oggi ha letto lo Sangue Kenta? Non di certo noi che copiamo i video da Nerd of the Rings. Questa uccisione del figlio di Sauron fa capire che si tratta di uno scontro nel campo dei cattivi. Forse vedremo Sauron che uccide Adar per vendicarsi della morte del figlio. Però, allo stesso tempo, fa pensare che ancora una volta si vada verso l'umanizzazione del cattivo. Sauron ha le sue ragioni. Grande spazio verrà dedicato ai cavalli. Scopriremo, per esempio, l'origine dei Mearas. E verrà introdotto il personaggio di Ombromanto, o Manto Ombroso, a seconda della traduzione che vogliamo prendere a riferimento. E costui si incontrerà con Mithrandir, Gandalf. Quindi finalmente scopriamo che Meteormen non è altri che Gandalf, come era facilmente intuibile, dal momento che diceva le stesse cose e faceva le stesse cose di Gandalf. Diceva anche «io sono buono», come «io sono Groot». Poi, per confermare i rumors che erano usciti un anno fa, ci sarà anche Tom Bombadil, accompagnato ovviamente da Baccadoro, anche se le sorprese non finiscono qui, dal momento che i due, Tom Bombadil e Baccadoro, verranno interpretati dagli stessi attori che nell'episodio 1 interpretano Melkor e Ungoliant. E pare che sarà così perché i due stanno scontando una punizione da parte di Mandos in base a una teoria dei fan di lunga data. Onestamente non so a che cosa ci si riferisca. Ammetto la mia ignoranza, ma spero che non sia una di quelle teorie farneticanti che di solito girano su internet tra i fan e tra i vari gruppi. Sauron, inoltre, tenterà di ingannare Galadriel di nuovo prendendo la personalità di Celeborn, suo marito scomparso, che sappiamo dovrà tornare all'interno di questa stagione. E quindi Sauron tornerà nelle Region proprio come Celeborn. Tra l'altro, gli episodi 6 e 7 saranno tutti dedicati all'assedio delle Region. Insomma, due episodi che vedranno una unica grande battaglia. La stagione si concluderà con la forgiatura dell'unico anello da parte di Sauron e un cliffhanger che vedrà Galadriel impegnata in una scelta per salvare proprio Celeborn. A questo punto ci chiediamo se Celeborn sia il vero Celeborn oppure Sauron sotto mentite spoglie. Questo è quanto. Siete eccitati? Siete sconvolti? Siete fomentati? Io devo ammettere che non lo sono affatto. La cosa che mi preoccupa molto
è che se nella prima serie c'era una sovrabbondanza di personaggi di cui non veniva raccontato niente, in pratica, ora nella seconda stagione vedremo nuovi personaggi che dovranno essere raccontati anche loro, portandosi dietro ovviamente anche i vecchi personaggi. E visto com'è andata la prima stagione, dubito che gli sceneggiatori riusciranno a raccontare anche questa volta qualcosa, visto l'accumulo di tutti questi personaggi che ancora una volta rischiano di non avere origine, di non avere uno scopo e che quindi fondamentalmente non fanno niente, non dicono niente e non raccontano niente. Quindi per me è inutile fare le video reaction in cui si urla come si fa dall'altra parte dell'oceano, oppure ci si straccia le vesti, insomma, a me queste prime rivelazioni non dicono fondamentalmente niente e mi preoccupano un po'. Però bisogna anche dire che si tratta solo di rumors, non sappiamo ancora nulla, non abbiamo visto niente della serie, magari sarà veramente bella e sarà anche più canonica, nonostante il canone non esista. Quindi bisogna aspettare e questo vale anche per tutti quelli che invece raggiungeranno un orgasmo tantrico perché invece sosterranno che questa serie sarà fantastica, semplicemente basandosi su questi pochi rumors. A essere onesto, a me basterebbe che i cattivi fossero veramente cattivi.